Il ruolo delle regioni nell'ambito della ricostruzione è fondamentale, quindi mi pare che la richiesta sia stata effettuata, adesso vediamo, stiamo discutendo, si lavora, poi ci dovranno dare anche delle risposte precise, vedremo. Noi dobbiamo fare tutto quello che va nella direzione giusta per accelerare, abbiamo chiesto semplificazione, abbiamo chiesto ulteriori uomini per quanto riguarda l'ufficio ricostruzione, adesso con il commissario ragioneremo e penso che sia l'interesse di tutti quello di accelerare il più possibile tutte le procedure. Ma gli obiettivi oggi penso che sia utile per intanto incontrare tutti i sindaci, ascoltare la voce del territorio, credo che il commissario sia qui soprattutto per ascoltare, anche se è del territorio e conosce bene qual è la situazione, però a 2 anni dal terremoto credo sia necessario fare il punto, servirà anche per fare il punto, fare l'elenco delle cose che non funzionano e capire come poterle migliorarle insieme. In flash anche per lei un bilancio per questi 2 anni, il 30 ottobre 2016? Ma il bilancio è difficile da farsi in una situazione come questa. Diciamo che c'è stato un sistema di emergenza che ha risposto molto bene nell'immediato, poi come sempre in questo paese il percorso della ricostruzione è difficile e complesso perché ulteriormente appesantito da una serie di norme che vanno semplificate. Adesso l'esperienza di questi 2 anni ci deve insegnare cosa è necessario cambiare, cosa è necessario mettere a punto e cosa è necessario invece che rimanga perché ha funzionato. Allora, io ho incontrato ieri i presidenti di regione per la cabina di coordinamento, dove ovviamente i presidenti hanno fatto presente questa questione, questo emendamento che è stato presentato dal governo. Io credo che il governo ragionerà anche sulle future modalità, non credo che abbiano buttato là questa questione solo per fare un dispetto ai presidenti, tutt'altro. La mia volontà è quella di lavorare con i presidenti, perché ci mancherebbe, la cabina di coordinamento comunque rimane, ci sono le ordinanze che hanno istituito questo percorso, di conseguenza io ritengo che non si debba ritornare indietro sulla collaborazione e sul coordinamento delle azioni che vanno ovviamente condivise. Si tratta essenzialmente di sentire il territorio perché bisogna lavorare per il territorio.